Azienda che ha spostato la sua sede dalla Campania alla provincia dell'Aquila, perché quello del business della ricostruzione in Abruzzo era un'occasione da non perdere per la camorra napoletana. 6 le persone arrestate grazie soprattutto a mesi di intercettazioni telefoniche. Gli inquirenti hanno così accertato che il denaro per finanziare le imprese era pronto, imprese costituite da loro prestanome in Abruzzo che avrebbero partecipato alle decine e decine di gare d'appalto per i lavori della ricostruzione post terremoto. Personaggi insospettabili, anzi intoccabili. Untouchable si chiamava infatti l'operazione ordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ai 6 arrestati, 500 uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato 21 società, 118 immobili e beni per un valore di oltre 100 milioni di euro. Indagati anche 4 funzionari di banca, consapevoli, afferma la Guardia di Finanza, di agevolare le attività del clan camorristico movimentando denaro senza rispettare le disposizioni antiriciclaggio. Un'operazione che fa luce sulle espressioni economiche del clan dei Casalesi, così i finanzieri del GICO, del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, hanno definito gli arrestati, e che dimostra ancora una volta come la camorra dal casertano abbia ormai esteso la sua attività anche in altre regioni italiane, Lazio, Toscana e Abruzzo innanzitutto. Mi sarebbe piaciuto avuto il tempo per reperire una registrazione di una puntata del nostro programma, quella dedicata al terremoto dell'Aquila. Io riportai una notizia che avevo largamente rintracciato in molta stampa, che parlava della qualità pessima del cemento usato per la costruzione di molti edifici dell'Aquila. Ci fu chi mi trattò come un incompetente e disinformato, dicendo che erano sciocchezze, dove mai si è visto. Ecco, è notizia di oggi o di ieri che è ufficiale: il cemento usato per la costruzione di certi palazzi all'Aquila, certi, numerosissimi, era pessimo, di qualità scadentissima, con buona pace e saputello. Mi dispiace, mi avrebbe fatto piacere invece essere smentito, avrebbe voluto dire che l'Italia è un paese più pulito. I tentacoli della malavita non si fermano neppure davanti alla tragedia del terremoto. Questo è il senso del filmato che abbiamo visto e della notizia che stiamo trattando. I casalesi volevano gli appalti post sisma e sono state sequestrate 21 società e 118 immobili. Questo è solo uno dei tanti lanci dei quotidiani della settimana scorsa. La lotta contro la camorra non può naturalmente abbassare la guardia e sono in molti essere chiamati a questo doveroso ufficio, come dire, come un sacerdote di prima linea. L'amico Don Luigi Merola, un illustre magistrato per ben 8 anni alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, il dottor Raffaele Cantone. Dunque, io ho qui Don Luigi intanto, che saluto. Buongiorno. Benvenuto. E il dottor Raffaele Cantone in collegamento. Benvenuto, dottore, grazie per aver accettato. Buongiorno a lei. Allora. Dottor Cantone, una domanda scontata per lei. Si è meravigliato quando ha sentito che il clan dei Casalesi aveva messo le mani anche sulla ricostruzione dell'Aquila? No, purtroppo non mi sono meravigliato, perché le emergenze rappresentano l'occasione ideale per i clan per insinuarsi. Il passato dovrebbe fare scuola. Bisognerebbe ricordare che cosa è avvenuto per il terremoto del 1980 e quali sono i grandi affari che hanno fatto la camorra dell'epoca, insieme, per la verità, a pezzi delle istituzioni e della politica. Quello che è avvenuto per esempio con i rifiuti e un'altra emergenza spaventosa che ha visto imprese della camorra fare grandissimi affari. La verità è che quando si abbassa il livello dei controlli, le ditte della camorra, che sono in condizioni di reperire immediatamente mezzi, di avere disponibilità economiche superiori a quelle ordinarie, sono sempre pronte a intervenire. Quindi onestamente non mi meraviglia affatto. Mi meraviglia, scusi, il fatto che però questa volta era stato detto che sarebbero stati fatti controlli con un setaccio molto stretto. Forse il setaccio, se è vero quello che è stato detto, perché è ancora tutto da dimostrare, non è stato così stretto così come si era promesso. La Guardia di Finanza, a proposito di setaccio stretto,
Ah, ne ha usato uno per intercettare le telefonate, poi dicono che le intercettazioni non servono. Dio ce le conservi. Le telefonate con cui veniva organizzato l'invio del denaro necessario, leggo qui e documento, a finanziare le imprese costituite dalla Camorra all'Aquila, proprio con lo scopo di aggiudicarsi i lavori per la ricostruzione. Poche chiacchiere, questo è. In questo caso intercettazioni fondamentali, come dicevo, per le indagini. Dottor Cantore, c'è un modo per impedire questo tipo di operazioni, posto che siano state, come è stato, dimostrate vere? Guardi, c'è sicuramente, bisogna fare qualcosa prima, perché le indagini intervengono quando ormai già ci sono i reati. Bisogna cercare in queste situazioni di prevenire, e in Italia c'è una parola che ormai viene considerata un po' demodé: il controllo. Noi abbiamo abbattuto in passato, nella logica dell'efficienza, efficienza che purtroppo non abbiamo mai visto, tutta una serie di controlli preventivi. La parola controllo non deve essere assolutamente vista in contrasto all'efficienza. Bisogna mettere le condizioni per cui certe imprese non abbiano proprio la possibilità di partecipare agli appalti. Bisogna creare le condizioni perché ci sia un controllo reale, non un controllo semplicemente cartaceo di chi sono gli amministratori e di chi sono i soci, perché ovviamente il controllo di carta viene facilmente aggirato. E soprattutto il controllo deve essere molto ferreo in occasioni come queste, dove il denaro viene mandato fuori con maggiore facilità rispetto alle occasioni ordinarie. Allora, io credo che dobbiamo avere il coraggio di ripristinare i controlli. E poi mi lasci dire, le intercettazioni, questa ma tante altre vicende, dimostrano che le intercettazioni non si può fare a meno. Io sono il primo che mi auguro che in una prospettiva futura possiamo fare a meno delle intercettazioni, di tante altre cose. Ma purtroppo il livello della nostra illegalità, non solo della nostra criminalità organizzata, dimostra che noi non possiamo affatto abbassare la guardia rispetto a questi fenomeni. Le intercettazioni sono l'unico strumento per penetrare in questi settori. La ringrazio, dottor Cantone. Don Luigi, quando si sente parlare di camorra o di criminalità organizzata, parlo a un consulente della Commissione Antimafia. Anticipo subito la notizia che io ignoravo e che mi fa piacere che molti ignorano. E Don Luigi è stato nominato consulente. Forse lui ne avrebbe gratuito. Fatto... Prego? A titolo gratuito. A titolo... Che oggi quando si dice consulenza si può intendere... Ecco, titolo gratuito. Sorella consulenza e frate risparmio. Sì, è fatto bene a dirlo quasi. Sì, sì, sì. Che Dio la benedica. Vabbè, quando... Si pensa sempre, quando si parla di criminalità organizzata, che il contributo risolutivo possa e debba arrivare solo dalle forze dell'ordine e dai magistrati e non da un semplice cittadino, per di più ancorché con la tonaca. Il suo impegno con i ragazzi nei quartieri a rischio, invece, cerca di raccontarci un'altra storia. Da quando è successa la disgrazia della povera ragazza di 14 anni ammazzata per sbaglio. Ma può mai la camorra ammazzare per sbaglio? Per sbaglio non si dice, la camorra ammazza e chi c'è c'è per sbaglio, perché invece a me fa ridere quando dice è stato ammazzato un cittadino innocente, da chi? Dalla mafia. Ma sono pazzi a dire una cosa del genere. Allora... Nessuno dovrebbe essere ammazzato, non ci sono innocenti, nel senso che la vita è sacra e nessuno la può toccare, al di là se uno si trovava a passare o era dentro ad un'organizzazione. Se uno spara con un parabello, un 45 magnum per i vicoli di Napoli e poi dice morto per sbaglio, non per sbaglio. Io insomma sono contento di questo invito perché, come ha detto il professore, questo sommo bene dovrebbe parlare un po' di più in Italia. Il bene fa poco rumore, fa sempre rumore il male. Dunque grazie di questo invito, perché ci date la forza ad andare avanti e a sottolineare che in Italia in questo momento non abbiamo bisogno di un esercito di soldati, ma abbiamo bisogno di un esercito di educatori, abbiamo bisogno di un esercito di genitori che ritornino a fare i genitori, abbiamo bisogno di un esercito di preti che ritornino a stare in mezzo alla gente.